No, Sarà un po' troppo presto. Ehi, Giuditta, dico a te, vedi niente? Crederei che se ci fosse da vedere tra me e la Giuditta, a me, non a lei, dovreste domandare. Perché con questo, se ci fosse da vedere, vedrei meglio io di lei. No. Abbiate pazienza, Marianna, ma anche con queste, fra me e il signor Roghi, vedo sempre meno io che lui. Ah, sì, grazie a Dio, la vista. Ma anch'io, signor Roghi, anch'io. Non ho punto bisogno di lenti, io, sa, né per leggere né per cucire. Né per veder qua entro certe cose che Dio sa se s'avrebbe a vedere. E via, Marianna! Non è di cose da veder qua entro che si discorre, ma delle vetture giù a valle se non si scorgono di ritorno dalla stazione. Eccole, eccole! Oh, finalmente! Ma vanno in giù! Io non so. Saranno tutti in ritardo stamani. Di solito a quest'ora. A proposito, Giuditta! Cioè, dico... Giuditta, corri qua a sentir che altro vuol domandarti tuo zio. Ma niente, niente. Volevo dire che ho insegnato io al signor professore prima che partisse la malizia di tagliare la salita alla scorciatoia. E poi sicuro, don Camillo, che il professore ritornerà stamattina. Non vorrei star qua ad aspettarlo inutilmente. Ma che... Per ritornare, ritorna di sicuro. E vorrei vedere che non ritornasse. Ah, ma io sono stufa, sa? Per carità, Marianna! Stufa, stufa e stufa! State tranquilla, che ritornerà! Oh! Ma non vi nascondo, caro Roghi, che mi pare difficile, difficile per non dire impossibile, che voglia accettare il vostro invito. A me basterebbe che me la vedesse, la mia povera bambina. Per essere, è la carità in persona. Già, ma non può. Capirete, dopo il miracolo di qui... È giusto, qui ci voleva codesto miracolo. Sparsa la fama, tutti vorrebbero averlo. Ma non ci mancherebbe altro. Che per carità degli altri, dopo essere stato qui quasi 2 mesi, tenesse noi nello scompiglio ancora per 1 mese. La sua merate, il professore ha poi la figliuola. Avrà i suoi affari. Era venuto qua per un giorno solo. E ne sono passati la grazia di 55. Par che la figliuola lassù non sappia ancora nulla. Ah sì? Della madre qui? Piano, piano. Sei già levata di letto. Caro Roghi... Come non siamo tutti usciti di cervello? Io non lo so. Con quel giudice, eh? Ma che giudice? Ma che giudice? Non diciamo giudice, per carità. Un matto sa dire. Da legare sa dire. Quel che ci fece vedere. Il diavolo. Tutti i diavoli dell'inferno. Attento, attento, signor Roghi, a come parlano adesso quei due. O come parliamo? Una molle molle. Quel che ci fece vedere... E lui il diavolo, tutti i diavoli dell'inferno. Avete voglia di scherzare, signora Marianna? Ok, non si è visto il diavolo in questa casa? Ma no, che non gli sta bene. Il diavolo in casa di un sacerdote come voi. Se si potesse saper prima le cose... Gran merito allora, saperle dopo. Potevo mai supporre che il marito dovesse accorrer qui? Ma sì che potevate, se lo chiamaste proprio voi. Ma no, signori, niente affatto. Io gli scrissi su Amerate per il mio ministero di sacerdote, appena ricevuta la confessione. Ah, quando la signora si tirò? Precisamente. Volle confessarsi. Per morire in pace con tutti, chiese per mio mezzo al marito il perdono dei suoi trascorsi. Ora, il professore poteva rispondere alla mia lettera con un'altra lettera. No, signori, per sua bontà, preferì venire ad accordare di presenza il perdono. E trovo qui quell'altro. Che c'era piombato da Perugia, all'alba. Poche ore dopo che la signora si era ferita. Nel trambusto, in principio, non ce n'eravamo neanche accorti. È l'amante. Sì, l'amante. Che amante? Uno dei tanti, l'ultimo. Ah, perché la signora, sì, dico, è andata proprio a male. Ma sì, roba. Roba da guerra. Piano, per carità. Ma che scrupoli. Non c'è poi mica da aver tanti riguardi. Ma almeno per il professore. Sì, che vi pagherà le spese. Il fastidio intanto non ve lo paga di sicuro. Di 2 mesi a momenti. Oh, che discorsi. La signora aveva abbandonato da 13 anni il tetto coniugale e... Qua intanto non si fa che ridere di noi, gliel'assicuro io. Oh,
Ma ce n'è, dico, di paesi in Val di Chiana e di pensioni qua per la cura delle acque, dico, ma non c'è soltanto la mia. Ebbene, proprio qua doveva capitare codesta signora, è proprio da noi. Ma colpa sua, beh, sua è di questa qui. Sono sempre io la colpa di tutto. Ma se per te non fosse Vangelo, sempre tutto ciò che dice e fa tuo zio. La vidi arrivare di sera, indegno, sola, mogia mogia, con una valigina. Io ritornavo da scuola. Non c'ero io. Ma noi si disse bene, mamma, che la pensione non era ancora aperta ai forestieri. E dunque non si doveva pigliare. Di buio, una signora sola. Insistette chiedendoci posto almeno per la notte. E la notte? Un botto, caro lei, nel silenzio della casa che mi fece springare un palmo su dal letto. Ma si tirò proprio al ventre. Che? Al cuore aveva mirato. Lo suppone lui. Ma sì, mano di donna. Premendo il grilletto, voi capite, la canna s'abbassò, si ferì al ventre. Ma corremmo tutti. Oh, poverina, sul letto. Poverina, già. E via, in quello stato. Bianca come un cencio. Sorrideva come a chiederci scuse, diceva che non era niente. Lei scappò per il medico. Il dottor Balla. Sapete com'è? Se lo so, mi sta lasciando finire così la mia povera figliola. E anche qui difatti disse che non c'era più da far nulla. Quando invece è giunto il professore ci si accorse che se il dottor Balla l'avesse operata in tempo non ci sarebbe stato pericolo di sorta. Mentre quando poi la operò lui, il marito, dopo 4 giorni, già tutta infetta, capirete, agonizzante, il caso si era fatto disperato. È quel matto lì che non voleva. Non voleva. Ah sì, l'amante. Oh bella, non voleva che il marito la operasse. Che? Fece il diavolo a 4. Se la voleva caricare sulle braccia e portar via così moribonda per non fargliela toccare. Oh bella. Perché diceva che se il marito la salvava era perduta per lui. Ed era più contento che morisse. E il marito? O come fece a sopportarselo davanti? E così, accanto alla moglie. Se la prese con me. Che gusto. Già. Come se non avessi fatto di tutto io per far andar via l'altro prima che gli arrivasse. Non se ne volle andare neppure quando arrivò lui, che, dopo tutto, dico, era il marito. E come gli tenne testa, bisognava vedere. Sì, Col pretesto che in punto di morte non c'è più gelosie e che il marito non poteva adontarsi di lui dopo 13 anni e dopo ciò che era passato. Si dovette mandarlo via con le guardie. Ecco, ecco, ritornano le vetture! Oh, finalmente! Ah! Oddio! Ma è lui! Lui? Lui, di nuovo qua! Chi lui? Il matto! Di nuovo qua! Lui, sì, lui, rieccoci da capo! Vien su di corsa, ha scavalcato il murello dell'orto! È una bella sfrontatezza! E di nuovo in assenza del signor professore, se lo ritroverà qui tra i piedi! E come Giulivo! Giulivo? Sì, fai gesti o così! Dateci manforte, sì. Per carità, caro Roghi! Non bisogna farlo entrare qua dalla signora! Andiamo! Andiamo! Andiamo via! Via. Tutti di là! Tutti di là! Via, tutti, ti dico! Flora! Oh, Flora mia, Flora! Libero! Sono libero! Ritorna a te, liberato! Mi sono liberato di tutto e di tutti, Flora! È svenuta, è svenuta! Svenuta? Ma no, no! La lasci via, la lasci e vada via subito di qua! Flora! Flora mia, Flora! Ma levategliela dalle mani! Dia qua, dia qua! Non me la tocchi nessuno! Non appartiene mica a lei! Appartiene a me, a me! Ah no, signori! C'è qua il marito! E venga, dov'è? La strappi dalle braccia, sei buono. Ma la dagli almeno qua per ora, in nome di Dio. Venga, venga, l'aiuto io. Ma non è niente, vi dico. Ora rinviene. Vado a prendere i sali. Ma che siete voi qua? Siete o non siete il padrone? Questa, infine, è casa vostra. No, signori. Albergo. Che? Dove? Quando? Ma chi gliel'ha detto albergo? Dove sta scritto? Sulla porta, giù. Pensione Zonchi. Sì, signore, ma d'estate, ora non è stagione, capisce? Ed è casa mia soltanto e vi ricevo, che mi pare e piace! Ma non strillate così! Oh, senti, strillo io! Lei va via, Va via, perché... Questa non è casa vostra! E non ha più nulla a fare qui, inteso? No, ma dia qua, dia qua! Flora, Flora mia, sono qua io! Sofia, sei salva, guarita!
E io libero. Libero, sai? E ora ti porto via con me. Ah, non so. Per questo puoi star sicuro, lei non porta via nessuno. Me l'impedirete voi? Potrei, ho un bisogno, impedirvelo anch'io. Ma no, caro Roghi, c'è il marito che sarà qui a momenti. E io sono venuto per parlare con lui. Vi farà cacciare di nuovo. Vorrò vederlo. Non si era mica uccisa per lui questa donna? Per me si era uccisa. E io per lei, io, Marco Mauri, ho abbandonato il mio posto. La mia famiglia, mia moglie, i miei figli. Veda un po' se è possibile che qualcuno ora mi stacchi da lei. Ma sarà lei. Ecco, ora sarà lei stessa la signora. Tu, Flora, mi scaccerai anche tu? Io la prego di credere, signora, che è entrato a forza, approfittando dell'assenza del signor professore. Ma che volete ancora da me, voi? Ecco, come gli ho detto io. Oddio, oddio, ma mi dà del voi? Ma se vi conosco appena. E voi l'avete ingannata, codesta signora, io lo so. Ma statevi zitto, voi! Ingannata, ingannata, me lo ha detto lei. Come? Tu mi conosci appena, me? Me, Flora? Me che t'ho dato tutta la mia vita, Flora! Io non mi chiamo Flora. Fulvia, sì, Fulvia, lo so. Ma se volesti tu stessa che ti chiamassi Flora? E volete dire anche come fu? Davanti a codesti signori? No, io! Oh, ma allora veramente tu mi disprezzi? Ma non disprezzo nessuno io. Oh, perché ti ingannai? Ma eh? No, ma vi anche, dico. Ma anche davanti a tuo marito lo gridai. Ma dite, dite, se non gli gridai che era un impostore. Impostore, sì, impostore. Perché era venuto a perdonare. Lui a perdonare. Quando avrebbe dovuto invece buttarsi qua in ginocchio davanti a te e farsi lui perdonare. Come me. Come me. Qua, così. Ecco. Perché tutti l'abbiamo ingannata, questa donna. Dio mio, ancora codesto teatro. Che no. Oh, oh, sì, sì, nausea, sì, hai ragione. Mi vedo, me ne accorgo io stesso. Ma non sono io, è la mia passione, Flora. Non grido io, grida lei. Flora, io sono venuto qua però per dimostrarti, sai, che non ti ho mentito. La verità ti dissi, quella che era la verità per me. Perché non ho avuto mai nessuno io nella vita veramente per me, tranne te, per pochi giorni, 20. Quanti sono stati? Non più di 20 in tutta una vita. Va bene, 20. Sono finiti. E dunque, basta. No, no, come basta? No, adesso, Flora, adesso che è finito, invece l'inganno. Ma che inganno? Ma di che inganno mi parlate? Ma del mio, di quello che ti feci. È finito, finito. Mi sono liberato. Sono libero, ora. Di che? Siete libero? Di disporre di me. Ho lasciato tutto. Il posto? Mi sono dimesso. E mia moglie, sai, lei stessa mi ha aperto la porta. Vattene! Felicissima! Oh, guarda! Non mi ha mai amato. Non ha mai saputo che farsi di me. Vive per conto suo, ricca, con case e poderi. Solo per un malvagio istinto andò a scovare lei, là, a Perugia, e le disse... Che ti disse? Che ti disse? Io ancora non lo so. Ah, ah, forse lei, ah, capite, lusingandosi di ridar la pace a una famiglia, se ne venne qui per levarsi di mezzo. Ah, ma ora l'inganno è finito. Figurati che... sì, non mi vergogno a dirlo. Lei stessa, con le sue mani, mi diede un po' di denaro per farmene andar via. E poi? E poi? Che vuoi dire? Che farete poi? Che farò? Ah, che farò poi? Ma se ho te, ho tutto! Farò di tutto. Mi metterò a dar concerti. Posso, eh? Beh, certo, non nelle grandi città, si intende. Mi farete il piacere di dire a lui tutto questo. Appena sarà di ritorno. Io? A lui? Sì, vuoi che gli dica questo? Allegramente, sai, allegramente glielo dirò, ora che tu... Ti prego. Sì, ma non sono stato mai io, Flora. E tu invece
devi convenirne. Sei stata tu a prendere la cosa così sul serio. Fare quello che hai fatto, scusa. Ma sì, via, per quel vecchio cammello là. Ma senti! Oh, guarda, la moglie cammello. Ma non ve lo dico che è matto. Un vecchio cammello, vi assicuro, signori. 9 anni più di me, esotica, contadina. Lei l'ha veduta. La sposai perché aveva un pianoforte. No, mi scusi signora se le dico che in questo veramente non c'è nulla da ridere. Ma come no? Abbiate pazienza! Perché non potete capire che cosa voglia dire capitare a 25 anni pieno di sogni in un paesucolo più piccolo, più brutto, scusate, di questo vostro, e marcirvi 4, 5, 10 eterni anni. Pretore. Ah, ecco, dunque è giudice davvero. Mi sono dimesso. Una vita che non si può figurare. Come nessuno di voi che vi marcite dentro, qua, può conoscere. Neanche tu sai, Flora. Che pure hai conosciuto tutti gli orrori della vita. Ma Dio mio, sono orrori, almeno. Non una vita fatta di niente. Niente. Ombra. Silenzio d'un tempo che non passa mai. Neanche acqua da bere. Acqua di cisterna, amara, renosiccia. Ma non sarebbe nulla. È quel silenzio. Quel silenzio, figuratevi, che vi si sente un soffio di vento quando scuote la fune della cisterna giù in piazza e la carrucola che ne stride, mentre voi, dentro, un piano di vecchio tavolino, unto, polveroso, ingombro di carte giudiziarie, è una mosca che vi scorre a tratti sopra. È tutta la vita. Lì, in quella mosca che voi state a guardare per ore e ore. Ebbene, immaginate di sentire un giorno, in quel silenzio, il suono d'un pianoforte, l'unico del paese. Vi corsi incontro come un assetato. E sì, signori, sposai quella donna più vecchia di me che mi parve bellissima e intelligentissima solo perché aveva quel pianoforte. Perché musica! Musica io ho studiato, capite? Non ho mai studiato legge io, sono un musicista io. E quella da che la sposai mi ha chiamato sempre pretore. Oh sì, sì, anche i figli, 4 cresciuti con lei in campagna, analfabeti. Anch'essi non mi chiamano mica papà, pretore mi chiamano. Anzi, preto come la madre. E in casa il preto? Noi alla pretura il preto. Ah, ridete, ridete, voglio riderne anch'io ora. Me ne sono liberato, viva Dio. D'amore d'accordo, con qualche carezza anche, ma vi assicuro che l'avrei strozzata. Oh, Dio sia lodato. Ecco qua. Finalmente il signor professore. Ah, di nuovo qua. Sì, signore. E sono venuto per... Lasciate parlare me. Qua di nuovo, sì. Prega tutti questi signori di lasciarci soli. Subito, signora. Soltanto tengo a dichiarare al signor professore... Che questo signore è entrato a forza, va bene. Ma se siamo già d'accordo? Se sono d'accordo, ma che storie? L'hai forse chiamato tu? Non l'ho chiamato io. Dobbiamo parlare di questo. Sento che c'è un accordo. Nessun accordo, non è vero. Io sono venuto da me. E aspettate a parlare. Su, su, andiamo noi. Andiamo via. Ecco, ecco. Ma dico che siamo alla fine d'aprile e che col maggio, lei sa bene, cominciano a venire i forestieri per la cura delle acque. Gliela prescriverà anche lei, immagino, ai suoi ammalati. Signor professore, noi qui dobbiamo rimettere a posto la pensione. Conto per me di ripartire prestissimo, signora. Ma se non dovesse oggi, signor professore, ecco, io vorrei la mia bambina. Vi prego. Sì, sì, attenda. Attenda con comodo, signor professore. Io posso aspettare. Aspetterò, ritornerò. Ritiriamoci. Ritiriamoci adesso.
Ecco, Silvio, questo signore che conosco appena... Ma no, Flora! Vi ho detto di lasciar parlare me. Ma se gli dici così, scusa... Ma che volete che significhi per una come me conoscere uno da poco o da tanto? Flora, hai sentito? Mi chiama Flora. Fulvia! No, 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 Flora, Flora. Sono Flora. Mi si chiama subito per nome e mi si dà del tu. A me premerebbe ora di sapere come e perché, dopo quanto è accaduto, si trovi qua di nuovo codesto signore. Ma è così? Questo signore, Silvio, crede sinceramente che io abbia voluto uccidermi per lui. E non è vero. Non è vero? Non è vero, no. L'ho fatto per me. Ditegli come e dove mi avete conosciuta. Basterà per farglielo comprendere. Ma io non voglio saperlo. Ero arrestata. No. Arrestata? Ma che dici? Con un mandato di comparizione, sì. Implicata in un volgarissimo delitto. Ma che... non creda. Prosciolta in camera di consiglio. Vi dico che non voglio saperlo. Venuta soltanto a deporre. Lo so io. Fu a Perugia, guardi, un mese appena dopo il mio trasferimento colà. C'ero io nella sala del giudice mio collega. Fu nel processo per l'assassinio di un tal Gamba. Con cui ero andata a Perugia. Sì, un pittore. Ma che pittore? Un miserabile applicatore mosaicista della fabbrica di Murano. Già, venuto a restaurare non so che mosaico. Un mascalzone che s'ubriacava tutti i giorni. La picchiava, e la picchiava. Fu trovato morto una notte sulla strada, con la testa spaccata. Orrore, eh? Fin dov'era caduta? Ma mi faccia il piacere, lasci andare. Ma non declamate al vostro solito. Lei mi insegna che tutto sta nel togliersi d'addosso una prima volta sotto gli occhi di tutti l'abito che ci ha imposto la società. Si provi, lei che sorride. Ma io non sorrido. Ha sorriso. Si provi. Si provi a rubare una volta 5 lire. Faccia che venga scoperto nell'atto di rubare. Me ne saprà dire qualche cosa. Ah, grazie, ma lei non ruba. E questa disgraziata avrebbe fatto quello che fece se lei, suo marito... Basta! Vi proibisco di continuare. Io sono venuto qua... Per perdonare, lo sappiamo. No. Per riconoscere il danno dei miei antichi torti verso questa donna. Non mi aspettavo però che altri qua, oltre lei, potesse arrogarsi di rinfacciarmeli. E riparare? E aspettate, non sapete ciò che vi dite. No, 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 no. Io dico riparare, Flora. E lo dico davanti a lui perché ho anch'io il mio torto verso di te. Tu mi hai perdonato, ma io sono qui per riparare, per riparare. E sta bene. Ecco, Silvio, volevo dirti questo. Egli è pronto a... riparare, sì, a riparare. Ma non dite riparare, fate ridere. Ma se io non vi riconosco il torto di cui volete accusarvi. Oh, questa è bella, eh. Avete mentito con me, come tanti. Ma che volete che me ne importi? Senti forse anche tu qualche dovere verso di me per avermi salvata? No, niente, caro, grazie. Come? Io? Sei forse venuto qua come medico per operarmi? No, ma... E anche operandomi, cosa che nessuno ti chiese di fare. Io m'opposi, io m'opposi. Io per me certo non te lo chiesi, vero? No, io lo feci... Quasi... irresistibilmente, vero? Vedendoti in quello stato. E dunque? Ero come morta. Fu un miracolo anche per te. Se sapessi come credo ora ai miracoli. Che vuoi insomma concludere? Ma niente, questo. Che non devi credere neanche tu ora di avere qualche dovere verso di me per avermi così restituito alla vita. Nessun dovere, nessun dovere. Non ne accetto, né da te, né da altri, né doveri,
né riparazioni. E che intendi di fare allora? Se ne viene con me. Io sono qua. Vedete voi. Tu sei sempre la stessa. Ah, questo sì, vedi. Questo sì. Che mi fa veramente piacere. Che i miei capelli tinti e questa mia faccia d'ora non ti impediscano di vedermi ancora di fronte a te. Quella di prima. Ma io ti vedo ora, così, in questo momento. Non ti ho veduta così in tutti questi giorni. Ci sono io, ora, qua. Ah, mi stai vedendo ora, come un tempo. Per questo sei tutto, non lo so, come sospeso. Io? Sì. Turbato, incerto, pentito dentro di te, ne sono sicura. Ma no, di che? Ma d'aver fatto qua, inconsultamente, più di quanto ti eri proposto. Non è vero, non è per questo. Ma davvero ti credi molto cambiato tu? Potresti giudicarne dal fatto che mi trovo qua. Ma non ti aspettavi questo, venendo qua? Ma no, questo no. Questo, no davvero, non sarei venuto. E dunque puoi andartene. Io dico che tu debba tenermi qua ora, così. Ma so tutto io, sa. Di lei so tutto. Che sapete? Ciò che vi avrà detto lei saprete. Dei miei torti. Non di ciò che ho sofferto per essi. Molto hai sofferto. Molto. Se mi ha condotto qua, non mi obbligherai a dirlo davanti a un estraneo. Ma no, caro. Fuori, fuori. Perché questo estraneo, caro, è qua. Non tanto per me, quanto per te. E io non sono un estraneo per lei. Per me? Che vuol dire? Un gran professore come sei ora non si immagina certo. Quasi ho soggezione io stessa a dirlo. Ma se sono qua, è così. Con questo accanto, con un altro. Via. Tu sai bene che è per te. Per te, come eri prima. E che vuoi? Posso ricordarmi soltanto d'allora, io. Di quando giocavi con me. Che ero ben più giovane. Come un gatto gioca col topolino, per il gusto di vedere dove sarei arrivata. Ecco qua dove sono arrivata. E tu hai molto sofferto, eh? Sarei curiosa di sapere come. Tu non puoi comprendere. Ma certe cose non si spiegano. Eh già, il vuoto, sì. Non avevi nessuno con te? Mi vedevo inetto. Indegno, no? Anche indegno. Perché ho riconosciuto che tu eri andata via per causa mia. E perciò, appunto, non m'è riuscito di colmarlo, questo vuoto. Ma dunque tu dici che hai sofferto per me? No, non come tu credi. Neanche in questo momento. Ma per la vita. Che così? La vita è brutale, se lo so. Vengo qua, dico, muore, vuole andarsene in pace, va, va, accorri. E il mio sentimento si infrange qua contro una realtà che non potevo immaginare. E che vuoi fare ora? M'hai aggredito appena entrato con codesto signore. Non vuoi doveri, non vuoi riparazioni, non so, ti vedo decisa. Non so a che cosa. Tu non sai, caro mio, quanta malizia hai ancora nello sguardo, quando senza volerlo, guardi di sottecchi.
Io? Tu sì. Malizia? Malizia. Fastidio, forse. O stanchezza. Eh no. Malizia. Quella di prima. Devi darti per forza anche ora un'aria di fronte a me. Questa o un'altra. Tutti gli uomini ve la date. Ma dimenticate come le donne vi hanno veduto quando non ve la date più. In certi momenti. Vi spiego? E perciò le donne ridono sotto il naso, poi, nel vedere le arie degli uomini. O ne provano dispetto o disgusto, ma quest'ora non importa. Vieni a liberarmi d'ogni dovere per mettere a prova davvero se sono o non sono cambiato. No, non dico questo. Ma ecco, la vedi la tua malizia? No, Fulvia, credi. È soltanto perché su questo una prova non potrei dartela. E io non la voglio. Ma non capisci che non voglio da te nessun obbligo d'ora? Io sono ora quella che sono. E non voglio approfittarmi della tua venuta vincolandoti per la vita che m'hai ridato. Sei accorso qua perché credesti che io non potessi sopravvivere. È peggio per me se non sono morta. Ma ci sono qua io, Flora. Ecco, vedi, c'è lui. Volevo dirti questo. Pronto a riprendermi con sé. Con me, per sempre. Bravo, caro, come dicono i fidanzati. No, come posso dirtelo soltanto io. Ha lasciato per me moglie e figlioli. Anche il posto, non è vero? Tutto. E mi offrirà una bellissima posizione. Darà concerti in provincia. Peccato che la voce con questa mia vitaccia mi si sia arrochita. Ci metteremo insieme. Lui suonerebbe e io canterei. Ma tu dunque? Ridi di me? No, credo. Credo nella vostra bravura di pianista. Tutto questo via non è serio. E ti fa molta impressione. A me nessuna. Ho vissuto per anni, caro mio, giorno per giorno. Sì, mi sono mancate le cose più necessarie. E il domani senza certezza non mi spaventa più. Può passarsi il destino. Tutti i suoi capricci con me son cosa sua. Anche quei tuoi, sai? Che miei? Ma i capricci che ti passasti quando ero tanto giovane e mi insegnavi cose che mi parevano orribili. Fulvia! Mi sono divenute familiari. Fulvia! Ah, sai, famosa. Tu hai la volontà di dilaniarti. Con le tue mani, sì. E le ho fatte sapere anche a lui, sai? Per questo egli spasima così di me. Che schifo, Dio. Dio. Non è possibile seguitare così. Ma come, Flora? Se ti ho tenuto come una santa. Come una santa. Sì, voi sì, tu sì, ma per favore zitto. Oh, grazie. No. Sì. Mi basterà che tu abbia così, pena. Pena soltanto. Codesta pena che hai del mio amore, niente più, niente. È così dolce che mi basterà. Vado con lui. Puoi ripartirtene, caro, con la coscienza tranquilla ad avere compiuto una buona azione. Io ti prego, Fulvia, di levarmi da questa situazione. Ma ti dico sinceramente che tu sii venuto è una buona azione. Dell'altra, che hai compiuto quasi senza volerlo, non posso e non voglio rendertene responsabile. Dunque puoi davvero ripartirtene in pace con te stesso. O tutt'al più. Se proprio lo vuoi, puoi darmi un po' di denaro, come a lui l'ha dato sua moglie. No, Flora,
Niente danaro, non accettare danaro da lui. Stupido. Ma non capisci che non è per noi. Dico per lui. Quanto più ne dà per lui, meglio, eh? Si vede così chiaro che, nonostante io faccia di tutto, gli persiste un certo rimorso. Bene, io gli propongo di liquidarlo in contanti. Basta così, Fulvia. Io devo parlarti. Ah no, eh? Non arrischiarti ora a parlarmi di ciò che ti leggo negli occhi. Della figlia, della figlia. Devo pure parlartene. Guai a te se lo fai. Ma non vedi che sto qua da un'ora a imbrattarmi di fango per impedirti di parlarmene? Non vuoi dunque che te ne parli? No. Mi provochi? Ma se hai sfuggito di parlarne anche poc'anzi. Te ne parlo adesso. E io ti sfido a farlo con me così, decisa ad andarmene con lui. Sta bene. Vado. Ma bada che veramente tu perdi ora ogni diritto d'accusarmi. Io? Io l'ho accusato. T'ho lodato. Ringraziato. Ti ho detto di andartene via tranquillo. Sei tu là. Impedito. Insisti tu. Vuoi parlare per cercarti scuse che io non ti chiedo? Lo specchio. Lo specchio. Che dite voi, specchio? Quello, caro signore, che ci mettiamo noi stessi davanti, senza saperlo. Ce lo troviamo davanti, ci pare che ci parli un altro. E siamo noi stessi. Io lo so bene. Perché mi butti addosso un rimorso che io stesso t'ho dichiarato e provato? No, scusa, voglio levartelo. Come? Così? Imbrattandoti di fango per accrescermelo? Oddio! Dio! Io sono stata qua 2 mesi con lui. E lui stesso ha detto come? Quella di prima. Con tutto il cuore sospeso. Sì. Il mio cuore d'un tempo. Nella mia casa, il mio cuore di madre. Tutti questi 2 mesi in attesa che mi parlasse della figlia, dicendo a me stessa sta così, sta così, sta così. E il fiore buono è venuto, ora te ne parla, ora te ne parla. Ma se non potevo parlartene? E perché vuoi parlarmene ora? Ma per dirti appunto perché non te ne ho parlato. No, io ora non voglio più saperlo. Sono ragioni per te. No, non per me. Per tua figlia. Ragioni di non parlarmene? Anche per lei? Unicamente per lei. Perché mi crede morta, è vero. E chi gliel'ha detto? Gliel'hai detto tu che sono morta? No, io non gliel'ho detto. L'ha creduto da sé? E tu gliel'hai lasciato credere. E va bene, basta. Lo supponevo. Vuoi dire che il miracolo di farmi rivivere anche per lei? Non puoi farlo. Dimmi tu, se lo credi, se lo vedi possibile. Non faccio altro che pensare a questo da un mese. Subito, da che vidi la possibilità che tu guarissi. Tu hai atteso che te ne parlassi. Ma io non te ne ho parlato per questo. Come si può fare? Dimmi tu. Rispondi a casa, ora, così. No. Dove sei stata tutto questo tempo? Perché le si è lasciato credere che tu fossi morta senza essere vero? Non è possibile, no. Ecco, lo vedi tu stessa. E credi che me ne importi? Se fossi morta davvero, ma non lo sono. Tu non sai ancora, caro mio,
tutto intero il miracolo che hai compiuto. Non me lo sarei mai atteso. Stato di grazia. Sì, tornata per un momento. Come prima. Caro mio, se tu non puoi farmi rivivere per tua figlia, può lei ora invece rivivere per me. Per te? Che dici? E come? Lei o un'altra? Se l'ho già in me, per me la stessa. Fulvia, che dici? Ma come? Tu dunque? Perché così spensierata per questo? Ma non vedi che non me ne importa più di niente? Ti sei lasciata riprendere da lui? Se così, senz'altro allora. Che cosa? Ma questo è un tradimento. Avevo già pensato, prima che tu lo dicessi, che c'era forse un mezzo, uno solo, per riparare. E che mezzo, se mi hai uccisa per lei? No, c'è, c'è. E adesso, senz'altro, bisogna che tu lo accetti, anche se potrà essere duro per te e per me. E sarebbe? Verrai con me. Con te dove? Dove? A casa. Non farlo. E come? Come moglie. Come moglie. Ma se c'è lei che mi crede morta. Bisogna superare questo nel solo modo in cui è possibile. Che tu sii moglie, anche se in apparenza per lei, non potrai essere madre. Moglie? Senza essere madre? Ah. Tu intendi un'altra. È una barbarie. Ma io non sono un'altra. Certo, sarà solo apparenza. Tu sarai pure la madre. E lei mi crederà la matrigna. Non accettare, Flora. È una barbarie. Non c'è altro mezzo. Se questa è una barbarie, che è meglio? La condizione che gli offrite voi? Oh, meglio, sì. 100.000 volte meglio. La fame, Flora, con me. Meglio. Pensa che strazio essere un'altra per tua figlia. Se puoi sopportarlo. Ma non è questo, sopporto tutto io. Se la figlia è mia, io non sono un'altra. Sono sua madre. Tu dunque mi riprenderesti con te. Accetti? Ma come? Già. Il matrimonio c'è. Non ci sarebbe bisogno di nulla. È solo per lei. Apparenza. Ma che tradimento. Lasciarsi riprendere da lui. Eh già. Ha 16 anni. Certo. Non può avere nessuna memoria. Ne aveva poco più di 3. Quando io morì. Ma gli altri potranno riconoscermi. Nessuno. Dove sto ora? Quasi in campagna. Ma questo non importa. Cambieremo paese. Dunque, per me è proprio finita, Flora. Non è possibile? Vada. Non è possibile! Che volete voi? Come che voglio? È come
Come faccio ora? Come resto senza di te? Dovreste capire che non è più tempo di parlare così. Ma io ho distrutto. Distrutto, spaccato la mia vita per lei. Lascia, lascia, gli parlo io. No, io non voglio sentire nulla, tu sei mia. Io non ti lascio. Con la violenza. Ma lasciatemi. No, io non ti lascio, non la lascio. Lasciatemi, vi dico. Fuori, fuori di qua, fuori, fuori. Ma per pietà, almeno. Che pietà volete? Se io avevo già troncato ogni legame con voi. Ma io no. Io no! Questo vostro pianto ora è veramente di più. Una vita. Come se non fossi uno io. Mi stronchi. E dici che sono di più. Via. Via. Basta. Un po' di carità. Un po' di carità. Bisogna mandarlo via. Con le buone. Con le buone. Che ve ne pare di questa? Lenta. Lenta. Pelle d'uovo, codesta, sopraffina. Si fanno di codesta ora. Oppure di Nansù. Sarà Nansù, io non so. Ma è lenta. Ma no, scusi, ho detto che codesta è pelle d'uovo. Pelle d'uovo? Ma è lenta. Ma no, per carità. Lieve, morbida, sfido. Per le carni tenere di un neonato. Ma resistentissima, garantisco. Ah, oh, ma le antiche mussoline. Già. Se la signora vuol proprio pigliarsi il fastidio. No, ma non sarà mica un fastidio. Capisco. Pardon, per una madre. Ma sarà un po' lungo, ti permetto di farle osservare. Preparare tutto intero un corredino di nascita. Mi servirà anche per passare il tempo. Capisco. Dicevo perché ne abbiamo tanti. Già belli e pronti, in bottega. Una meraviglia, sa. Tutti assortiti, di tutto punto, delicatissimi. Sarà, sarà. Ma non è ad ogni modo quello che cercavo. C'era una volta un'altra tela. Ecco, fine così, morbida, ma ben più solida. E c'è forse cambrì, signora? No, non cambrì. Battista di lino, battista di cotone. Non me lo ricordo. Voglio fargliela vedere. E fatemi il piacere, Betta, salite su. Livia conserva ancora in quella vecchia casapanca, sapete? Lo so. Anche alcuni capi del suo corredino di nascita. Li ho visti. Sì, signora. Vado. No, 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 aspettate, non ditele nulla, eh. Pregatela di scendere giù un momento. Sì, signora. Vedrà. Vedrà che morbidezza e che altra solidità. Ma lavato questo Lanzucco. Sa come infittisce, signora. E creda, quanta morbidezza. Non c'è niente che regga al paragone di questa pelle d'uovo. No, no, no. Noi intanto restiamo d'accordo per queste battiste colorate. Se ci fosse un giallino più tenue, eh? Sì, signora, ne abbiamo in bottega. Ma anche questo mi pare che vada benissimo, eh? Quanto è Valenciennes? No, no, proprio no, non... Non vanno. Lo so, signora, è proprio da piangere, creda. Le condizioni presenti del mercato. Mi hai fatto chiamare? Ah, sì, Livia, vieni, vieni. Beh, perché così? Ah già, certo, certo. Scusami, sai? E allora niente. Niente, niente. Che volevi?
Niente. Vai subito in chiesa? Fra poco. Il parroco ha detto che non poteva prima delle 11. Beh, finirete tardi allora. 3 messe. Io volevo 2. No, Olivia. Questo vuol dire fare un dispiacere a papà. Non dico poi a me. Volevo che fossero 2 appunto per non fare un dispiacere a te. Ma che vuoi che possa fare a me dispiacere se non questo? Che tu possa pensarlo. Sono state 3 messe ogni anno? Saranno 3 anche quest'anno? Papà verrà con te? Non so se voglia venire. Verrà, verrà. E glielo dirò io di venire. Stavo qua a scegliere la tela per il corredino. Ah. Vai, vai, non ho mica chiesto il tuo aiuto. Volevo che mi lasciassi, almeno per un po', le chiavi della casa panca dove hai custodito quel resto del tuo corredino di nascita. Sta bene. Te la manderò giù. Scusi. Oh, per carità, signora. Insomma, per farla finita restiamo così e prendo il Nansuk. Ah, benissimo. Creda, la scelta migliore, signora. La quantità che le ho detto. Benissimo, ho già preso l'appunto. Le manderò allora tutto in giornata. Riverisco, signora. Arrivederci. La fate dire anche voi, dunque, una messa in suffragio dell'anima benedetta. Mi perdoni, signora. È d'uso ormai ogni anno in questo giorno. Mi perdoni? Perché volete che vi perdoni? Ma perché forse quest'anno, ecco, si poteva non farne sapere nulla alla signora. Sentite dunque che c'è qualcosa di male in questo? No, signora. Si fa per la povera figliuola. Ah, per lei. Non lo fate dunque né per voi, né per la padrona morta. E tutti gli anni da che è morta. Tutti gli anni, sì, signora. Una la figlia, una io, una il signor dottore. Anche Livia, da allora? La prima lei. No. Non vi fate bene il conto, cara Betta. Livia doveva essere piccina e non poteva pensare allora a far dir messe, tranne che non ci abbiate pensato voi per suo conto. O il padre. Già, veramente sarà stato il padre. Ma come va? Come va questo affare? Dovreste ricordarvene, perché siete stata sempre qua, voi. Vi è morta tra le braccia la padrona. Fulvia. Ma chi chiami? Fulvia. D'accordo che oggi è l'anniversario, ma pensarci fino al punto di chiamarmi col suo nome, via, mi pare un po' troppo. Scusami, sì, hai ragione. Ma di niente, caro. Nomi soprammessi sfuggono. Mi chiamano Flora, sapete, Betta? Brutto nome, di Cagna. E così mi ha chiamato Francesca col mio secondo nome. Dovresti ricordartene, caro. Che c'è? Sto cercando di rimediare, con buona grazia, mi sembra, a una tua gaffa. Sì, va bene, ma... Oh, niente. Stavamo parlando delle 3 messe d'oggi. Non va dato nulla, Livia, per me? Ecco, venivo per questo. Non vuol darmi la chiave della casa panca? Andate, andate, Betta. Credo che Livia abbia bisogno di voi. Ma forse sta a piangere perché gliel'ho chiesto. Andate, vi dico. Ah, no, Questo no! Lasciami dire! M'ho fatto trasportare io stessa in camera sua vedendo che ne soffriva. Gli antichi mobili della nostra camera da letto e gliene ho consegnate le chiavi. Sì, va bene, ma... E ne avevo tanto bisogno, sai, tanto... di vedermeli intorno, quei mobili. Ma devi pensare... Ma penso a tutto, ma questo no, Dio mio! Lo feci io con le mie mani, quel corredino per lei. Prima che nascesse. Sì, sì. Ricordi che non volevi? E lo strappavi dalle mani. Ritrovarlo con gli abiti miei di allora fu per me...
Guarda, io non lo so dire, io vi affondai la faccia, vi respirai la mia purezza di allora. Vabbè, gliel'ho dati, me li sono strappati io stessa da me. Ma capisci? Ma perché capisco, ma c'era qua il commesso, volevo fargli vedere la tela di una di quelle camicine, ma cos'è, male, non posso? Ma non è questo. Ma che cos'è? Perché le ha indossate lei, non vuole ora che io le faccia uguali per quest'altra? Bada, eh? Bada. Moglie sta bene. Rappresento qua un'altra. Pensi di me ciò che vuole. Ma madre no, eh? Bada, come madre, mi deve rispettare. Ma ti rispetta? Ma non dico madre di lei, dico di quella che verrà. Badi, Badi. Me la difendo, perché non mi resta altro qua per sentirmi ancora viva. Non eccitarti così, per carità. Ma non mi eccito, no. Quello che hai saputo fare per uccidermi, eh? Fissare anche il giorno della morte. Me lo chiesi una volta. E tu là, subito la data. E tre messe. Di la verità. Devi essere stato anche tu a ordinare a quella vecchia marmotta, eh? E Talli, te l'ho detto. A furia di ripeterlo, forse per acquistarsi una maggiore benevolenza da parte di Livia, è facile che quell'imbecille ci creda lei stessa, alla fine. D'avermi tenuta morta tra le braccia. Fino al punto di farmi dire una messa in suffragio insieme con te. Questo delle messe è un pensiero di Livia. Me lo domandò una volta, non credetti di doverle dire di no. Ma se l'hai accompagnata sempre in chiesa. Per farle piacere. Sai che non soglio andarci per me. Ci andrai anche oggi. Non vado. E non privarmi di questo spettacolo, che almeno via, è da ridere. Postumo per me. Gliel'ho già detto a Livia che andrai. E io le ho detto orora che non vado. Ma me lo fai dunque apposta? Che cosa? Per farmi odiare di più. Deve comprenderlo anche lei, e lo comprende difatti, che ora è un riguardo questo... Che tu devi a me. Ti va di ridere? Ma sì, caro. È meglio che me la prenda a ridere. Ma perché ti senti ridicolo tu stesso, compunto, vestito di nero? Ammessa per me che sono qua, viva, e faccio le corna. La tua impostura. Io ti prego, Fulvia, di credere alla mia sincerità. E ci credo. Ci credo. Ed è questo che è orribile in te, difatti. La sincerità della tua impostura, con questa tua... Mi far parlare, va? No, Didi, parla. Vuoi farmi del bene davvero? Come? Ma certo. Non avere nessun riguardo per me. Ma che dici? Dico questo. Trattami... Trattami come una di quelle cagnacce di strada che per caso ti si è messa dietro, attaccata alle calcagna. Sì, bello così. Così, così. Non potendo più levartela dai piedi, per forza rassegnato. Hai dovuto portartela a casa. Se lei potesse crederci a questo, forse, vedendomi trattata così, disprezzata, avvilita, e io invece umile, docile. Ma non è possibile. Ora grazie, lo so, hai fatto il contrario, eh. C'è un odore di santità qua che viene da quella morta. Non aveva avuto madre. Che la pensassi almeno come una santa. Dovendo farle un inganno, mi parve che questo fosse il più pietoso.
Non solo per lei, ma anche per te. Non dire per me, Per te l'hai fatto. Per quietarti in qualche modo. La coscienza che ti rimordeva e non l'hai quietata. Non si quieta mica con le imposture, la coscienza. Io ti ho pregata di non usare più codesta parola. Ma scusa, mi hai fatto morire e poi... poi mi hai santificata. E ti sei santificato, ma hai santificato tutto qua. Ma io... no, io posso ammettere che la mia morte poteva essere, ma lì per lì, una necessaria menzogna. Ma se lei era così piccina, le si era schiusa la vita con te solo accanto. Scusa, t'avrà chiesto della mamma qualche volta, non so, da grandicella, non è vero? Dovendo fingere, scusa, ma non potevi, anche senza dirglielo, farle intendere che non eri stato lieto nel tuo matrimonio. Già, ma giudicarlo adesso? Ma t'avrebbe amato di più. Non avrebbe rimpianto nulla. Ma dovevo immaginare che potesse succedere questo. Scusa, è strano. Ne parli come se tu ne fossi gelosa. Eh sì. Sì. Nel cuore di mia figlia. Sì. Sì. Ma pensa che sei in fondo tu stessa. Ma non è vero. Io stessa. No, io... io l'ho toccato. L'ho proprio... sentito, ecco. Sono morta. Morta veramente. Le sto davanti. E sono morta. Non sono più io. Questa qua viva è un'altra sua madre. Di là, morta. Io vorrei prenderla per le braccia, scuoterla, guardarla fissa negli occhi e dirle: senti a me, cara, e perché è morta? Non possono più far del male i morti, e perciò, dopo molto tempo, si pensa di essi solo il bene. Anche la morte, cara, può essere una menzogna. Sapessi quante volte mi viene questa tentazione. Per carità, Fulvia! No, non temere, Non temere che ci penso. Io, più di te, e sfido. Ma scusa, con te tutto dedito per tanti anni alla venerazione di quell'anima santa, ma doveva sembrarle per forza un tradimento, il mio arrivo qua, scusa, così all'improvviso, da un momento all'altro. Ma prima ci avrà pensato una volta l'anno. E non è vero. Non è vero. Si dimentica tutto. Ci si adatta a tutto. È un'altra cosa ora. Sì, è quella sua vera gelosia per conto della morta ora. Ma doveva nascerle per forza appena entrata io qua. Ma capisci, prima era lei come lei. Appena entrata io a prendere posto accanto a te, lei si è fatta la rappresentante di quell'altra. Ha voluto tutto quello che le apparteneva. Tutto. I mobili. E gliel'ho dati io stessa. Mi è parso giusto. Tanto questa menzogna si è fatta realtà qua. L'unica in cui viva, tua figlia. Ho detto tua, vedi? Non la sento. Non la sento più realmente come mia. Non la sento. E
non ti pare una cosa disumana? Senti, dobbiamo ucciderla, questa menzogna, eh? Perché io sono viva. Viva! Per carità, Fulvia, per carità! Viva. Hai riconosciuto tu stessa la necessità di tacere. Anche per te. No, tu vuoi tacere per non offendere sua madre. Ecco perché. Ma se sei tu! Ma non è vero! Io per lei sono questa e non posso essere sua madre! Sono arrivata al punto di crederci io stessa. Oddio, mi sembra veramente figlia di quell'altra. E la guardo, con quelle spallucce lì, con quell'aria. E non credo più io stessa, ma proprio... Ma non lo sento più di averglieli fatti io, quegli occhi, quella bocca, come se veramente ci fosse stata qua un'altra da cui lei è nata, e che io non so. L'ombra divenuta realtà. E che realtà! Ha ucciso in me veramente ogni istinto materno per lei. Ora più che mai che lo risento in me vivo per un'altra. No, via, via, via. Via, 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 via. Io non voglio pensarci più. Se ne stia là con la sua morta. E mi lasci qua, viva e in pace per quella che verrà. Non dirlo. Non dirlo. Sei stata qua con lei. Son 4 mesi ormai. A sorriderle su questa graticola a fuoco lento. Senti, basta, eh? Basta, eh? Non ne parliamo più. Discorsi che si fanno, poi... Poi non ci si pensa più. Stanotte. Io mi sono svegliata stanotte e mi sono messa a pensare. Calmissima, eh? Sì. Questo dolore c'è. Questa cosa orribile nella mia vita. Eppure si dorme. E se mi sveglio, posso mettermi a guardarmi le mani al lume del lampadino rosa. Ma niente, così. Le mani, il letto, i mobili nuovi della camera, ma la vita è uguale. Ha tante cose a cui pensare. Non è mica vero che quando uno ha un dolore non pensa ad altro. E pensa a tante altre cose. Io pensavo stanotte. Indovina? Ah, come vorrei. Ma come vorrei essere allegra. E questo è segno, sai, che io non sono una canaglia. Per carità, che dici? Va là. Che ti piaccio perché ho questi capelli così. No, Fulvia, ti stanno bene, sì. Ti eccitano. Per carità, non dirlo. Ma io non voglio mica essere allegra così. Signor dottore. Che cos'è? La zia Ernestina. È arrivata la zia Ernestina. Come? Qua? Ah, senti, la zia Ernestina. È ancora viva! Francesca, dov'è? Com'è arrivata? In carrozza, sta a pagare il vetturino. Eh già, io non la conosco. Andate subito e non la fate entrare qui. Conducetela su, da Livia. Sì, signore, vado.
Chissà come sarà contenta la signorina. Non ci mancava che la zia Ernestina oggi. Ma come, la mandi da Livia? È mia zia, saprà tutto. Tutto, sì, ma sa anche come deve comportarsi con Livia. Ah, anche lei, eh? Sai bene com'è la zia. Me l'immagino, me l'immagino. Indignata, offesa nel suo pudore, per scroccarti ancora del denaro, io morta, sepolta, eh? Ma come si fa adesso? Se ti rivede si tradirà. Bisogna mandarla via subito. Me l'ero levata dai piedi ed eccola da capo. Lasciatemi, lasciatemi, la prego. Morta, morta dunque davvero, la mia povera nipote. Se stia zitta, per Dio, le proibisco di parlare. E voi andate su da Livia ed impeditele almeno di scendere. Deve essere morta davvero, se hai potuto riprendere moglie. Ti scrissi, non hai risposto. Eccola là, ma si stia zitta. Oh, chiedo scusa, non l'avevo vista, signora. Sono la zia dell'altra moglie. Zia! Zia, Livia! Zia, orfanella mia! Povera orfanella mia! Basta, via, non mi faccia ora codeste scene. Hai ragione, per riguardo qua. Per riguardo a niente. Si ricordi che sua nipote è morta da 13 anni? Già, ma per me ora! Per lei il dolore sarà come recente, ma si ricordi che tanto per Livia quanto per lei la disgrazia non è né di ieri né di 4 mesi fa. Già, sono passati più di 4 mesi. Chiedo scusa, signora. Andiamo su. Vieni con me, zia Ernestina. Sì, figliola mia, orfanella mia. Oh, anche tu vestita di nero. Non m'ha riconosciuta. È colpa mia, è colpa mia. Mi scrisse veramente chiedendomi. Non m'ha riconosciuta. Deve credere così? Che io sia morta, davvero. Supponendomi riammogliato, dovevo risponderle, avvertirla, spiegarle. Ma potevo immaginare che dovesse venire dopo che la cacciai via malamente tanti anni fa per il fastidio che mi dava. È tornata per lei. Sì. Certa di trovare ora in lei un'alleata che la protegga contro te e contro me. Ma no, si inganna, eh? Ma sei certo che non le abbia scritto lei? Ma no, non hai visto com'è arrivata così all'improvviso? Deve ritornarsene ora stesso donde è venuta. La mando via. E tu non hai visto come Livia si è piantata lì provocante, credendo che tu la bistrattassi per me? Ma glielo dirò io che non la voglio io. Ma crederà sempre che sia per causa mia. E come se l'è stretta fra le braccia, zia mia, e quell'imbecille là, orfanella mia, guarda se non fosse da piangere. Insomma, io non posso stare tranquillo con lei qua. Bisogna che vada via immediatamente. Senti, fammi il piacere, eh? Accompagna Livia in chiesa e mandami giù la zia. Mi farò riconoscere. E la indurrai a ripartirsene subito? Vedremo, vedremo. No, no, non la voglio per casa, deve ripartirsene. E se potesse giovare, eh? Ma che vuoi che giovi quella là? Zia Ernestina, la credevo morta. Pesano, pesano. Sono della zia della signorina Galiffi? E ha portato anche un baule. Ah, è venuta per restare. Almeno, dalla roba che porta. Su in foresteria, vero? Sì, al solito, per ora. Permesso? Prego, prego, s'accomodi. Livia è andata. Doveva essere in ritardo. Sì, col padre. S'accomodi, s'accomodi. Grazie. Grazie. In chiesa. Come dice? Dico che è andata in chiesa col suo padre. Ah, sì, certo, per le messe. Sì. Forse anche lei avrebbe desiderato andarci, perché come sa, oggi per la figlia è l'anniversario. La signora sa dunque?
Ma come vuole che non sappia, scusi. Oddio, invece io non so nulla. Deve essere morta da poco, vero? La mia povera nipote. Non da poco, veramente. Manco da qua da circa 6 anni. Ero l'unica parente, mi si poteva avvertire. Ma com'è morta? La signora lo sa? Sì, lo so. Male. Male, male. L'hanno uccisa? Uccisa? Ma come? Chi l'ha uccisa? Zitta, per carità! Oddio, ma come, quando? Ma neanche i giornali ne parlarono! Di certi delitti non si parla sui giornali, ma stia tranquilla! Io! Ma come l'ha saputo? Da suo marito? Ha confidato tutto! Oh, mamma mia, lui! Che cosa? Ma non tema, non tema! Io so tacere! Oh, ma io le giuro che non so nulla! Oddio, che c'entri dunque lui? Badi, Badi che sono la zia di lei. Ma che zia? Ma la smetta di fare la parte con me. Ma le dico che so tutto, scusi. Ma la parte, che parte? Ma se lei è la complice. Io complice? Lei. Ma che dice? Complice di che? Ma come di che? Dell'uccisione. Io? Ma per carità. Ma dici sul serio, zia Ernestina? Ma guardami bene, ma non mi riconosci? Ma che cosa? Ma sono io. Dico, ma non mi riconosci davvero? Fulvia, zitta! Ora sono Francesca. Ma come? Come? Oh, te l'ho detto, Dio, come? Oddio, mi pare quasi di impazzire, tu di nuovo qua, Fulvia. Francesca, zia, Francesca. Ma come? Fulvia? Francesca. Impazzisco davvero. Povera zia Ernestina. È proprio vero, Ma proprio vero, la complice. Io no, ma perché? Scusa, ma per chi è andata a pregare Livia in chiesa? Già, ma io non... E ti sei vestita di nero anche tu, più complice di così? Ho creduto davvero che fossi... E difatti, eccomi qua, la signora Francesca Gelli. Oh, lasciati vedere. Lo sai che non ci vedo più tanto bene? Effetto della tintura, zia, deleteria. Si può anche accecare. No, è l'età. Ecco, anche per codesti capelli non ti riconoscevo. Scusa, e la voce? Già. Ma sono passati 13 anni. E poi sono anche un po' sorda. Poi con la certezza che... Oddio, scappi, per carità. E com'è andata? Raccontami. Vi siete riconciliati e avete dovuto fare per la figlia quest'altra finzione. Almeno credevo. Ma sei saputo, ma Livia no, Livia crede. Ma lo credono tutti se è per questo. E devi crederlo anche tu, Ma proprio crederlo come... Come puoi credere a te stessa? Ah, lo dici per la gente, per Livia? No, per te come zia di lei. Di Livia? No, di quella che fu tua nipote. Bella nipote, te ne puoi vantare. Lo facesti per denaro? No. Ma ti assicuro che avresti potuto provarne onta per davvero. Ma come? Ma pessima, una vitaccia. Dico, ma vorresti forse difenderla dopo che... Ma scusa, ma non parli di te? No, cara zia. Io sono la signora Francesca Gelli. E non sai con quale e quanta voluttà rovescio tutte le infamie che so addosso a quella tua nipote Fulvia. Che qua, lo vedi? Innalzata alle glorie del paradiso, si va a pregare in chiesa tutti, anche la serva. Sono madre di nuovo io, sai? Madre. Come prima. Ah, zia Ernestina, credimi, è una vera rinascita per me. Ma capisci che mi risento madre? Come allora, in attesa prima che ella mi nascesse, così. E mi sento io qua, sai? Io sola, ma per quello che sono ora, viva come prima, la vera santa. Io, per tutto il martirio che ho patito prima e dopo. Questi 4 mesi qua con lei, che cosa, guarda. Sapessi che cosa. Me l'immagino. Ma te l'ha dato senza saperlo, la poverina. Sì, senza saperlo, ma con che ferocia. Sì. Fredda, sai, il vero livore. Oddio, basta che io non mi fissi. Che cosa? Niente. Una cosa che ho detto poco fa a suo padre. Bisogna che me la tolga dalla mente.
Ma credimi, zia, credimi, io ho fatto di tutto, sai? Ma non per me, Non per farmi amare, no. Ma perché... lei sentisse... Ecco, sentisse... Non te lo so dire. Perfino i suoi dispetti certe volte mi sono parsi carini. Sì, mi hanno fatto sorridere dentro di me. Ma se ne è accorta, E vederla cangiare in volto, allora... Un martirio, zia, guarda. Un vero martirio. Ma sai che mi troverò in un bel impiccio io ora? Povera zia Ernestina, venuta per angariare l'intrusa d'accordo con la nipotina. No, sono venuta solamente per sapere... Scusa, e il baule? Già, l'ho portato. Ma non potevo immaginare. Non importa. Silvio vuole che tu te ne vada via subito. Ma per me, anzi, ora. Ma bisognerebbe che tu sapessi fingere, ma proprio bene, senza mai tradirti. Oddio, ma sarà difficile. Non l'hai fatto per tanti anni. Già, ma non con te davanti. Ecco, e ora tu pensa sempre a ciò che fu tua nipote. Oddio, ne liberi. Ma vedrai che Livia mi tratta come quella. Sì, te lo leggo negli occhi. Pensa di me. Chissà quali orrori. Ma no, è un innocente. L'odio le fa da diavolo. Quello dell'albero, sai. Che albero? La storia sacra, zia Ernestina. L'albero della conoscenza. Il serpente. E tuo marito, Tuo marito. Cosa? E com'è ora con te? Mi stomaca. Ma sai che è divenuto? Lo so cos'è divenuto. Me però, capisci? Mi vorrebbe come quella ancora. Sì, a quattro occhi, capisci? Vorrebbe che quella santa rediviva e istruita, tutta la sua probità. Ma io non capisco, non voglio sentire. Ma sì, dai, che capisci benissimo. No. Ma gliela sconquassasse. Per poi la mattina dopo riaggiustarsela addosso, Tutta ancora un po' rabbuffata davanti alla figlia. È ancora quello di prima, sai? Solo che allora non aveva 50 anni e non faceva il probo per professione. E io non capivo come capisco ora. Oh, scusami, zia Ernestina. Non devi capire neanche tu. Io... zitta! Signora, c'è il professore di musica, il signor Cesarino. Oddio, Olivia non prende certo la lezione oggi. Bisognava avvisarlo senza farlo venire fin qua. Già, ma la signora sa che vengono anche per... C'è anche la signora Barberina? Sì, signora. Sono tutti e due di là a scuotersi tutta la polvere d'addosso. Sudatissimi. Fateli entrare, poverini. No, attenta ora, zia Ernestina. Dai, attenta, forza, su, su. Non è possibile con questo quadro. Mi raccomando, vengano, zia. Permesso. Avanti, avanti, signora Barberina. Riverisco, signora. Signora gentilissima. Mi permettano. Il signor Cesarino Rota, maestro di musica di Livia, la signora Barberina, sua moglie, la signorina Galiffi. Prozia di Livia, s'accomodino. Grazie. Che caldo, signora mia, qua è una delizia, la polvere! Ma Cesarino! Sì, cosa? E Dio mio, ma si entra così? Mi perdono. Guarda quanta terra! Ma va di là, santi Dio! Ecco, mi permettano. Scusi tanto, signora. No, non è niente. È così distratto. Non se ne possono fare un'idea. Già, artista. Per lo stradone poi, veramente. Oh, mi dispiace tanto che Livia... Proprio... Eccomi qua.
E la mia allieva, la mia allieva? Stavo dicendo appunto questo, signor Cesarino. Mi dispiace che Livia non si... Non sta forse bene? Oh, no, 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 no. È andata in chiesa. Col padre. Che cos'è oggi? Che funzioni? E chi suonerà in chiesa se non io? Dio mio, Barberino! Oh. Ma no, stia tranquillo. Si tratta di una funzione privata. Oggi è... Dica lei, signorina. Il dodicesimo o il tredicesimo? Io? Che cosa? Non saprei io. Dico l'anniversario. Ah, della morte! Della sua mamma. Oh. Nipote appunto della signorina. Ah, l'anniversario. Il tredicesimo, vero? Il tredicesimo! Oh... Il tredicesimo. Oh, guarda, guarda. Oh, noi non sapevamo. E domandiamo scusa, allora non saremmo venuti. Se... non si è pensato ad avvisarli. Oh, quanto mi dispiace. Ma allora noi... No, possono rimanere. Io non credo, signorina, vero che Livia... Oh, per suonare oggi certo non suonerà. Ma via! Dopo 13 anni! Oh, ma Cesarino! Ma non senti che c'è qua? Pardon. Vesti ancora di nero, non vedi? Già, perché l'amava proprio come una figliuola. Si vede. È venuta adesso, vero? A trovare qua la sua nipotina. Già, sono venuta. Proprio per questa triste ricorrenza. Già, sì. Ma allora sarà meglio che noi. Io? Non credo che Livia possa aver dispiacere che rimangano a tavola come al solito il professore e la signora, ma capiranno. C'è qua la zia. Dica lei, signorina. Che devo dire? Beh, nessuno meglio di lei può interpretare l'animo della figliuola. Ma capirai. No. Capirà. Anch'io sono ospite qui di lei. E allora io per conto mio non permetterò che il professore e la signora se ne tornino a casa con questo sole di mezzogiorno. Mezzogiorno? È già il tocco! Già il tocco! Sì, e allora a momenti saranno qua. Di volo con l'automobile, che bellezza. Ma le assicuro, signora mia, che noi due a ritornare a piedi adesso si morirebbe. No, vadano a mettersi in comodità. Possono andare di là. Come al solito. Grazie. Mi toglierò allora con permesso il cappello. E io vorrei, con licenza della signora, ecco, oggi dovevo anche accomodare il pianoforte. Cesarino, non hai inteso che oggi non si suona? Accordare non è suonare. Lo farà poi, semmai, signor Cesarino, dopo tavola. Oh. Bene. Ci permettano, andiamo a rinfrescarci un po'. Con permesso! Con permesso! No! Io me ne vado! Non resisto! Lo vedo anch'io, zia Ernestina! No, non resisto! Eccoli di ritorno! Ora, subito me ne vado! Vado a preparare la mia roba! No. Immediatamente! Non aspetto più! Ebbene? Livia! È entrata di là, sarà su. Che hai fatto? Se ne va via da sé. Oggi stesso? Oggi, domani, non lo so. Ha riconosciuto lei stessa l'impossibilità di rimanere. Bene. Ma non vorrei che oggi a tavola... C'è, per fortuna, il maestro con la signora. Sono di là. Ma sì, vai, tra poco saremo a tavola. Hai detto tu a zia Ernestina di andarsene? No, cara, non io. E chi dunque la fa partire appena arrivata? Ma non lo so, nessuno. Lei stessa. Lei stessa non può essere.
Eppure, torno a dirti che è lei. Ma se arrivando questa mattina mi disse che era venuta per rimanere qua a lungo con me? Lo so anch'io. Mi hanno detto che ha portato con sé anche un baule. E dunque vedi? Ma io ti assicuro, Livia, che per conto mio non avrei avuto nulla in contrario. Dissi anzi a tuo padre che avrei avuto piacere che la rimanesse. Ah, dunque è lui. Perché? Non per me. Credi, Livia? Lo so. Tu devi sospettare così. Sospettare? È così chiaro, mi sembra. Eh no, scusa. Perché allora ti dico che potresti ricordarti che già un'altra volta, senza che ci fossi io, egli non la volle più in casa e la mandò via. Me l'ha detto lui. Se è vero... Allora sì. È vero, ma il caso ora sarebbe diverso. Perché ora ci sono io, tu dici. E l'ho detto anch'io, difatti, a tuo padre. Gli ho fatto notare, appunto, che tu ne avresti incolpato me. E nonostante questo, però, per incarico di lui, tu l'hai licenziata! Ma non l'ho licenziata io. Né altri. Che vuoi che ti dica? Se ha deciso di andarsene così, da un momento all'altro, sarà forse perché, dopo aver parlato qua con me, avrà concepito avversione, antipatia. È il mio destino qua. Nonostante io faccia di tutto, E tu, se potessi essere un pochino giusta verso di me, dovresti riconoscerlo. Credi, io sono stata con lei affabilissima. Ma mi hanno detto che è stata sempre, un po' bisbetica, fastidiosa. Io le voglio bene. Me l'immagino. E credi che io l'ho trattata affabilmente anche per questo. Abbiamo financo riso insieme, Senti, Livia, io non lo so di che cosa si sia potuta avere a male. Ma forse sai perché? Questi capelli. Che vuoi dire? È tinta anche lei, lo sai? Me li ha guardati con un viso così arcigno. Teme forse che la sua tintura debba sfigurare troppo accanto alla mia. Ma tu non puoi comprendere ancora certe debolezze. Ah, certo! Meglio che non le comprenda! Eppure io continuo a tingermeli per te. Per me? Per te, sì. E per consiglio di tuo padre. Non capisco. Lo so. Ma immagina che io abbia, naturalmente, sotto questa mia tintura, i capelli dello stesso colore dei tuoi, ma proprio tali e quali. Ebbene? Potresti pensare che il colore a codesti tuoi sia potuto venire da quelli di tua madre. Sì, lo so. Te l'ha detto tuo padre? Ecco perché mi consiglia di seguitare a tingermi i miei. E io lo faccio. Anche se non vorrei più. Te lo giuro. Io ti guardo con questi ricciolini teneri sulla nuca e mi verrebbe voglia di prenderli con due dita e di allungarteli piano piano, senza farti male. Tu provi il solletico solo a sentirtelo dire. No, è il ribrezzo delle mie dita. Hai ragione,
Anch'io penso che è così. Forse quando eri piccina te li carezzava tua madre. Livia, che cos'è? Niente, piange per la partenza della zia. Bisogna assolutamente che tu la convinca a restare. Ma sì, si vedrà. No, deve restare, deve restare. Va bene, resterà. Ma Livia sa bene che non merita questo suo pianto. Non piango per questo. Non piango per questo. E allora? Non lo so. È pronto, signora. Su. Su, andiamo. Basta. C'è gente di là. Non è bene che sentano. Sì. Sì. Asciughiamo codeste lacrime. Andiamo. Andiamo. Dovessero arrivare col buon tempo. Ho paura invece che si stia guastando di nuovo. Che freddo fa qua, non ne senti? No. Beata te. Febbraio. Febbraio. Ma viaggiare con questo gelo con una bambina appena nata. Potresti capire che mi indigna codesta tua premura? No, sai com'è. Penso che gioia fu quando tu nascesti. E che c'entro io? Ma dopotutto è una tua sorellina. Stupida! Ah, saranno guai. E, è un'altra vita che comincia e ce n'è tanto bisogno qua. Io aspetto ancora di sapere una cosa. E poi te la lascio qua. A te che hai fatto lega codesta vita che comincia. Che intendi dire me la lasci qua? Te ne vorresti andare? No, basta, zia Ernestina. Non voglio parlare con te. Ma qui c'è tuo padre, che ti vuole tanto bene, a tanti riguardi. Basta, ti dico! Ma non capisci che non posso sentirti dire così? Basta, va bene? Non parlo più. Ma certe idee dovresti levartele dalla testa. Oddio, ancora? Dici che ho fatto lega, ero venuta qua per te. E ora difendi lei? Ma non la difendo, sono nel giusto. Vedo che sei tu, non vuoi disarmare. Ma lo sai tu, veramente? Che donna ha portato in casa mio padre? Ma che pensi, che cerchi? Statti quieta, figliola mia, e credi che quella è una donna che ha molto sofferto. Sofferto? Sì, sì. Si vede dei capelli. Ma che c'entrano i capelli? Intanto sappiamo come l'ha portata. Oddio, l'aveva conosciuta? Da prima che io nascessi, l'aveva dimenticata. Poi lei si ammalò, fu chiamato, corse a salvarla. Aspetta, ti dico, che saprò dartene notizie più precise. Hai chiesto informazioni? Tu non ti impicciare. C'è di mezzo il signor parroco. Si vedranno allora i riguardi che ha avuto per me mio padre. Ma tu non sai niente. È una pietà, un avvilimento. Per non dire un'altra cosa. A 50 anni vederlo così. Perduto dietro una donna come quella. Perché non la sposò prima? Se è vero che la conosceva da tanto tempo. E che ne sai tu che potendolo non lo faceva, per esempio, per te? Per me no. Per me sarebbe stato meglio che l'avesse fatto prima, quando... quando ancora non capivo. L'avrà fatto per altro, ma non cercare. Dici, per mia madre? No, perché ciò che anzi mi sdegna soprattutto è che questo suo amore si vede così chiaro che lo riporta alla sua gioventù. Però
proprio ai tempi di mia madre, come un'irriverenza tanto più cruda alla memoria di lei. Mi pare quasi che la tradisca ora. Mi fa questa impressione come se mia madre, dopo 13 anni, ritornasse per questo loro amore postumo, viva e giovane, per soffrirne. È peccato pensare certe cose. Sì, sì. E quando vedrai quello che farò? Oh, meno male che stasera ritorna tuo padre. Portandomi la sorellina. No, ma insomma, me ne volevo andare. Mi pento di non averlo fatto. Ma stasera è appena arrivano. Ma che? Io sono pacifica. Come? Avrai la vita che comincia. Ma che vuoi che cominci per me? Sono vecchia. Fastidi. Comincerà anche per me la vita. Ma sai che ti dico? Fai come ti pare. Oddio. Il cancello del giardino è di nuovo aperto. L'avrà lasciato così il giardiniere, sarà qui vicino. Ma oramai si è fatto buio con questo tempo. Beta non è in casa, io ho paura. Dici? Per quel signore dell'altra volta? Era proprio là, vicino al cancello, ti ricordi? Che spiava, sì. Ma com'è che tu non lo conoscevi? Io? Oh, ma che cosa conoscevo? Se ti disse che aveva conosciuto la mamma. Ma fu uno sbaglio. Tu eri affacciata su alla finestra, no? Lui voleva far sapere che conosceva la signora e disse la mamma, indicando te su. Ma dunque tu credi proprio che parlasse di questa signora? Uno che viene chissà da dove a cercarla. Ma davvero credi che non capisca che razza di donna deve essere stata quella? Con quel bel campione. Neanche un soprabito aveva. Ti disse che sarebbe ritornato? Disse che avrebbe aspettato il suo ritorno. E dunque oggi vorrei parlargli. Io vado a chiudere il cancello. Stasera proprio si gela. Non ti sembra strano che papà, risposandosi, abbia sentito il bisogno di venirsene qui, dove dopo 7 mesi non conosciamo ancora nessuno? Sì, è vero, ha scelto proprio un brutto posto, tutto così abbandonato, fuori mano. Oddio! Nebetta! Che cosa? Che spavento! Freddo, eh? E a momenti pioverà. Ah, oh, sto tremando. Vado su a prendere uno scialletto. Chiaro come la luce del sole, sa. Non c'è più dubbio. No, non poteva qua. Non poteva senza scandalo. È arrivata la risposta. E niente! Niente. Nessun bando in chiesa, nessuna richiesta al municipio di stato libero. Chiaro come la luce del sole, che matrimonio non c'è stato. Non è moglie, non sono sposati. Ma è sicuro che l'atto di morte non poteva bastare? Sicurissimo. Anche per i vedovi, signorina, c'è bisogno delle pubblicazioni, sa? Ma scusi, in 13 anni non poteva riammogliarsi, anche più di una volta? Niente, non sono sposati, ne può essere sicuro. Ma sì, deve essere così. È così. Si spiega tutto, allora. Perché si è andata a mettere al mondo così lontano la figliuola? Qua, dovendo denunziare la nascita, lei capisce? Si sarebbe scoperta la magagna. Che non è moglie. Che quella è una bastardella qualunque. Ma che? Era modi da signora, quelli. Ha potuto far questo? Le arti di queste donne. Si può essere santuomini,
Se ci si casca... Ma il pudore almeno di non mettermela accanto, sotto lo stesso tetto. Farmela chiamare mamma. Già, veramente. Zitta! Bisogna far lume, si è fatto buio qui. Andiamo su. Andiamo su, Betta. Chissà da dove veniva quella pettegola. Che storia. Beh, accendiamo. Permesso? Oddio, chi è? Io? Non si spaventi. Entrate come un ladro. I ladri, signora, non chiedono permesso. Ma chi siete? Che cosa volete di nuovo qua? Le chiesi l'altra volta, se si ricorda. Non sono ritornati. Lei mi disse oggi. Non sono ritornati. Vuol dire che aspetterò ancora. Tranne che lei non voglia indicarmi dove potrei andare a trovarla subito. E credo che sarebbe meglio. Perché qua... Sono in viaggio. Sono in viaggio. Ma che cosa avete da dirle? Perché volete aspettarla? Il vostro nome? Ah, inutile che lo dica a lei. È forse una parente? Sì, sono la zia. Di chi? Come di chi? Della... Sono la prozia della figliuola. Prozia paterna? No, materna. Ah, ma allora... Ma che? Ma non può essere. Ne aveva una sola. Io. Sono io. La zia Ernestina? Eh. Lei dunque è la zia Ernestina? Ma Fulvia credeva che lei fosse morta! Ah, zitto, per carità! Perché è morta lei invece qua? Ancora morta. Ancora morta per la figlia. Oddio! Come sono contento! Io temevo questo soltanto, che qui si fosse chiarito. Allora mi aiuti, eh? Mi aiuti. Zia Ernestina, lei che conosce lo strazio. Ma siete matto, io non vi conosco. No, dico lo strazio. Ma che strazio? Di che? Ma dei Fulvia! Ma dove? Fulvia. Come? Lasciatemi! Grido! No. Sei ancora morta per la figlia. Oh, ma ora ne ha un'altra di figlia, tutta per sé, da un mese. Ma non importa. Come non importa? Lo sapevo. Non importa. Anche con questa figlia, allora, se ne voleva venire con me. Niente. Fu un momento. Ebbe la debolezza di cedergli. Quello che ho passato, zia Ernestina, no, niente. Penso da stamattina. Come lo chiamavano gli antichi quel fiume? Ma quale fiume? Ah, sì! Il Lete! Il Lete, ecco! Il Lete. Il fiume dell'oblio. Voi siete ubriaco? No. Scorre veramente nelle taverne ora questo fiume. Ma io non bevo. E sono tante notti, cara zia Ernestina, che non dormo più. Mi sento gli occhi... Sa come? No. Qua, questi due archi delle ciglia. Sa gli archi di certi ponticelli che accavalcano l'arena, i ciotoli d'ungreto asciutto, arido, pieno di grilli? Così. E ce li ho qua, eh? Oh, sì, ce li ho qua, negli orecchi. Due grilli maledetti che stridono da farmi impazzire. Posso parlare ora qua davanti a lei. E parlo anche bene, no? Come quando ero là in campagna che mi esercitavo all'oratoria sperando d'essere promosso pubblico ministero. Imbussolavo i temi e mi mettevo a improvvisare ad alta voce tra gli alberi. Signori della corte, signori giurati,
Parlo, Parlo, mi scusi, perché non ne posso fare a meno. Ho una smania qui nello stomaco che mi metterei a gridare dalla gioia. La vedrò. Fulvia le ha certamente parlato di me. Mai. Io non so chi siete. Come? Non è possibile che non le abbia detto che tentò d'uccidersi. Ora è un anno. Sì, questo una volta me lo disse. E non le parlò di me? No, mi parlò della vita che non poteva più sopportare. Non è vero. Fu per me. Lo nega, lo so, ma fu per me. Per voi? No, ma non mi guardi il vestito, mi faccia il piacere. No, no, vi vedo così. Non ho freddo. No. Tremo, ma non ho freddo. Nervi. Ah, basta. In un modo qualunque bisogna farla finita. Ma che volete farla finita? È finita! Ma no, sa, non è vero. Oh, ma dovete credermi, lei non si ricorda più di voi. Adesso lei non pensa altro che a sua figlia. Oddio. Oddio, se fosse vero, questa sarebbe una disgrazia, zia Ernestina. Una disgrazia. Perché ci sono anch'io. C'è oltre la nostra vita, cara zia Ernestina, eh? C'è pure la vita degli altri. Non possiamo chiuderci nella nostra come se gli altri non ci fossero. Ma nessuno ha l'obbligo... di amare un altro per forza? Lo so. È proprio questa la disgrazia. Ma allora la vita, zia Ernestina, la vita... succede dove uno l'ha! Ma che cosa vorreste fare? Non lo so. Sono qua. Mi forzo da un anno a tentare di vivere senza di lei. Ho visto che non posso. Oh! Arrivano! Arrivano! Presto, presto, andate, arrivano! No, io resto. Oddio, ma che volete fare? Uno scandalo qui in presenza della figliola. Vi prego, aspettate almeno fino a domani. No, questa sera... Va bene, questa sera gliene parlerò io. Ma dopo, quando sarà rimasta sola... Me lo promette? Sì, lo prometto. Andate, per favore, andate. Ah! Il vostro nome? Marco Mauri. Ah, andate. Ah, zia! Cara signorina Ernestina, come va? Bentornata, signora. Bentornato, signor dottore. Cara Betta, anche voi. Tutti bene? Sedete. Seguita a dormire. Eccola qua. Oh, ma com'è bella! Che amore, come dorme! Ma guardi come somiglia alla signorina Livia, non è vero? Sì, sì. Te lo dicevo io. Ma tal quale! Tal quale, mi ricordo che era proprio così quando è nata. Anch'io. Già, anche voi. Io certo no, ma vedo anch'io che questa le somiglia. Livia intanto dov'è? E su, già, era su con me. Andatele a dire che discenda. Ma non credo che voglia. Ma lasciala stare se non vuol discendere. Ma niente affatto. Può darsi che non si senta bene. Se è chiusa in camera. Ecco, vedi? La vedremo domani. Vado su io. Vacci per te, ma non forzarla di scendere se non vuole. Va bene. Fatemi il piacere, Betta. Accompagnate in camera la bambinaia. Subito. Andiamo? Piano, mi raccomando. Non me la fate svegliare. Oh, non dubiti. Grazie, Ernestina. Hai visto? Io sono felice. Senti. Ma che c'è? C'è un guaio. Livia, ma lasciala stare, domani tutto si sistema. No, è venuto uno a cercarti. Beh, e chi? Mi ha detto il nome, ma è di là, in giardino. In giardino, lì? E chi è a quest'ora? Vuole parlarti. Ma lì nascosto, zia, dai. Non se ne voleva andare, gli ho promesso che te l'avrei parlato. Ma come ora? No, più tardi. Era venuto già 2 giorni prima. Che sia ancora quel pazzo? Un pazzo?
come un pazzo. Mi ha detto che tu per lui, pim, 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 pim. Mauri. Sì, ha detto Mauri? Mauri, mi pare, non mi ricordo. Ah, via, ancora. Dico, ma gli hai detto che io... Sì, della bambina, sì. E dunque? Ha detto che non gliene importa. Non ti preoccupare, zia. È un pazzo. Un povero pazzo. Sì, sì, ma sì. Dai, ma non preoccuparti. Ma lui è di là e se... Eh già? Potrebbe fare uno scandalo. Che t'ha detto? Non ho capito bene quello che mi ha detto. Mi ha parlato di grilli, ha fatto una predica. E poi mi ha detto che comunque bisogna finirla. Ancora? Io gliel'ho detto, ma è inveito contro di me, capito? Zitta, zitta! Temola qua per Livia, che senta. Sì. Ah, Silvio. Ha detto che ora discende. Livia? Ma no, era meglio che rimanesse su. Niente affatto. Lo deve anche per rispetto a me. E l'hai costretta, eh? Non posso tollerare che seguiti così. Non mi ha voluto neanche aprire. Ma infine ha promesso che ora discenderà. Cerchi lei di impedirlo, zia Ernestina. E perché? Perché c'è di là in giardino quel Mauri. Qua? E come? Pare che sia qua da 2 giorni. È venuto per domandare. Ha parlato con Livia? No, con me. E che vuole? La sua pazzia. Ancora? E come ha scoperto? E che vuoi che io sappia? Va, cerca di farlo andare via prima che Livia discenda. No, solo no! Ma via! Oh, oddio, sarebbe meglio mandare il giardiniere. Ma no, zia, devono star soli. Ma hai visto in che stato era? Senti, allora, piuttosto ci vado io. No, tu no! Non so, signora, se devo eseguire l'ordine che mi ha dato la signorina. Ma che ordine? Vorrebbe che l'automobile... Se ne vuole andare, me l'ha detto. Se ne vuole andare? E dove? Pare si sia preparata. Per andarsene? Dico, ma hai fatto apposta questa sera appena arrivo, eh? No, carina. È un pezzo che si congiura qua. Dice a me, signorina. A voi, col signor parroco. Certe ambasciate. Oh, ma che c'entra il parroco? Sì, anche oggi ci siete stata più di 4 ore. Io non so non niente. Negate. Non so non niente, negate, le ripeto. Non negate. Senti, se la vedrà con suo padre, io me ne torno dalla mia bambina. Ma che cos'è? Ma che pazzie sono queste, Livia? Dov'è mio padre? Vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Lo so io. Ma dici sul serio? A quest'ora? E perché poi? Senza nessuna ragione. La so io la ragione. E dovreste saperla anche voi. Ah, oh, mi dai del voi ora, per la buona accoglienza, è vero? Ma insomma, ma che è accaduto qua? Qual è questa ragione che io dovrei sapere? Io voglio parlare con mio padre. Dov'è? Ma ti figuri che tuo padre possa lasciarti andar via? Non ha più nessun diritto mio padre di tenermi qua, accanto a voi. Vuoi dire accanto a me? No, dico accanto a voi. E va bene, di come vuoi. Ma perché credi che tuo padre... Questo lo vedrò con lui. Sì, guarda, veditela con lui. Io sono stanca. Tu non hai neppure veduto come e con chi sono ritornata. Andate, sì, tanto meglio. Ci sarà quella ora qua per tutti quanti. Ah. Per questo... No, Livia. Ma tu non puoi immaginare, figliola mia, come io venendo abbia desiderato di metterti accanto nel mio cuore a quella bambina che è di là. No, lasciatemi, grazie. Accanto a quella io non ci sto. Tu dici per me, vero Livia? Non dici... Per la bambina. Ma se lo dico per voi, è anche per lei. No. Perché, comunque tu pensi di me, voglia o non voglia, quella è tua sorella. Quando lo sarà? Per ora no, non è vero. Come non è vero? Non è vero, perché voi non siete la moglie di mio padre. Ah, no?
E chi sono io? Lo sapete meglio di me, che cosa siete? Ma mi sdegni per questo? Ma se è per questo, no, Livia. Ma io non so come tu abbia potuto pensare. E dove sono gli atti del vostro matrimonio? Ah, e questa la congiura. Hai fatto fare ricerche? Non ci sono, non ci sono. Ci sono. Tu hai cercato male. Ci sono. Non basta negare. Se diceste dove? Per carità, Livia, non mi far dire. Per carità di te stessa, più che di me. Non cimentarmi, te ne scongiuro, io... Io sono veramente stanca! No, non c'è bisogno che diciate, a me basta questo! Ma che ti basta? Ma questo riconoscimento! Ma quale? Ma che nascondete cose che, per carità di me, non potete dire! No, io non nascondo nulla! Ma avete scongiurata di non farvi dire che cosa? Cose che riguardano me? Ma no, non dico questo! E allora cose che riguardano voi? Me, sì! Ma io me le immagino! Ma tu non immagini niente! Ed è meglio così. Ti dico io stessa che è meglio così. Lasciami star tranquilla. Ma starete tranquilla ora, me ne vado. No, tu non puoi andartene. Non devi. Ho patito il martirio un anno io qua. Perché tu restassi accanto a tuo padre almeno, visto che accanto a me non vuoi. Non puoi, non puoi, d'accordo, non puoi. E non ho fatto nulla per costringerti io, se non dimostrarti tutto l'affetto d'una vera madre. Finché non me ne sono astenuta, vedendo che tu non potevi rispondere a questo affetto e che anzi provavi sdegno anziché piacere. Ebbene, io non voglio nulla. Seguita pure a sdegnarmi. Ma sono la moglie legittima di tuo padre. E non te lo dico per me. Te lo dico per la bambina di là, che tu perciò devi amare, anche se non ami me, perché... Ma perché è tua sorella, una figlia tal quale come te. Senza nessuna differenza. E questo anzi è bene che tu lo intenda subito, eh? Senza differenza! Tranne quella della madre, mi concederete? Non nemmeno quella! Come nemmeno quella? Non siamo mica figlie della stessa madre! Ma chi credi che sia io? Eh? Che pensi tu di me? Le stesse cose che proprio voi stimate da nascondere. E vorresti farle pesare su mia figlia? No, sai. Mia madre! Ma che tua madre, finiscila, tu non l'hai conosciuta. Se non l'ho conosciuta, so chi era. Ne so chi siete voi. Chi sono io? Ma che puoi saperne tu? Di me? Ma sì. Ne sei certa? E non te lo leverai dalla testa. Continuerai a credere che mia figlia ha per madre una donnaccia. Sì. E allora ti dico che anche tu sei figlia di una tal donnaccia. No. No. Sì. Tal quale, figlie della stessa madre. E sono io tua madre. Sono io, ma capisci ora? T'hanno fatto credere che ero morta, non è vero? Eccomi qua, sono tua madre. E quello che sono per lei sono per te, senza differenza, senza differenza. Ora mi sono liberata, ora sono viva. Ma tu l'hai uccisa. La tua impostura ho ucciso. Volevi che pesasse sulla bambina e schiacciasse anche lei? No, sai, no. Ma tu ora non puoi stare più qui. E me ne vado, sì. Me ne vado. Ma non più come prima. Ah, non più come prima. Ora! La mia bambina, vai, presto, di là. La mia bambina! La mia bambina! Livia! Livia! Ma che Livia?
Me la porto via con me, Livia, questa volta. Diglielo quando rinviene. Lei sì. Viva. È mia. Con me. Viva. Nella vita. All'avventura.